All'inizio mi aveva confessato: sto giocando malissimo. Sue parole. Ma ricordiamo che anche, come detto prima, il Moro è cominciato dalla loser perdendo il primo turno con Pico. Eh sì. Comunque, va al primo match? Perfetto, comincia quindi la grand final tra Simmax e Bayonetta. Entrambi vanno con loro sì, tra Simmax e Bayonetta. Tra Simmax e Del Moro. Uno va con Rob, l'altro va con Bayonetta. Player 1 e Player 2. E si comincia. Vai. Cominciamo subito, già 23% pari. Bayonetta si prende subito la trottola di Rob, che va con il laser che però non colpisce. Parte subito da un smash. Intanto Bayonetta un po' prematura come cosa. Intanto qui davvero i due sono due dei personaggi con le combo più irritanti del gioco, probabilmente. Una può contare su appunto up B, side B, up B, up pair per quanto riguarda le percentuali alte. Mentre Rob può puntare molto facilmente. Eccola qua la combo immediatamente. E arriva e fa subito la prima kill. Se lo porta lì. Eh sì. Mentre dall'altra parte possiamo puntare su una down throw up air che funziona fino a una certa percentuale, che però è molto molto fastidiosa, specialmente per un personaggio leggero come Bayonetta. Sì, Max dovrebbe giocare più che altro sul capping in questo stage. Omega è uno degli stage che permette il capping più duro, e i proiettili, quale gyro e anche il raggio laser, potrebbero mettere in difficoltà il gioco di edgeguard di Bayo. Eh sì, intanto ecco, prova lo smash qua. La solita combo di Sim Max. Bella questa trottolina. Prova con il New 3B. Bello questo down smash. Sì, down air, scusate. Con il quale meteora via l'avversario. Quindi è tutto perfetto da rifare. È girato perfetto la parte di Simmax, che fa la sua solita combo con down smash. E poi riesce a leggere perfettamente. Eh sì, bellissima la DI comunque del Moro, che va verso l'esterno. No, verso l'interno. Verso destra, diciamo così. Verso lì. 38, 44, diventa un 50%, potrebbe provare di nuovo la kill come quella di prima, ma non arriva. E arriva ancora di nuovo down throw a pair, che porta Bayonetta al 70%, percentuale molto grossa contro Rob. Esattamente. Credo che Bayonetta sembra che fa tutte queste combo e raccare tantissimi danni, però alla fin fine, vedi, i danni sono gli stessi, sono quasi alla pari. Eh sì, in realtà non punta tutto sui danni, ma generalmente sul fatto che comunque grazie a queste combo può andare molto in alto. Infatti. Esattamente, il Moro si porta a casa il primo match grazie a queste combo. Fantastico. Sì. Eh sì, 1-0 quindi. Quindi per ora tra Simmax e Del Moro potremmo assistere addirittura al primo reset della storia della Jupiter League. Esattamente. Chissà, se è ancora presto, 1-0 per il Moro, Simmax ancora tanto per recuperare. Il fatto che in questo matchup roba un artbox davvero davvero grande, e il Moro può usare molto bene soprattutto il side B. Il side B per farsi rimbalzare e continuare le combo. In un subpersonaggio come Rob la cosa funziona benissimo. Dato che Simmax si era allontanato dalla postazione, il Moro aveva, diciamo, iniziato pensando che non sarebbe tornato prima di un tot. Simmax invece Sim è tornato. Eccolo qua, ancora roba a disposizione. Che vuoi? Che vuoi? Che succede? Aspetta, devo fare coaching. Vabbè. Ok, intanto arriva il coaching da parte di Ndrept a Simmax. Guardate la terribile. Guardate come Ndrept si è allontanato dalla postazione streaming per andare quindi a fare il coaching. Che cosa stanno facendo? Cosa state facendo? È stata una scena fantastica. Mi sono girato verso Sim. Ti hanno visto? Sim, no, Sim si è girato verso di me. Che cazzo devo fare? Fantastico. Gli ho detto un sacco di cose, no? Forse potrebbe andare anche in confusione. Non so, però vediamo. Sim Max contro il Moro, match 2. Dreamland intanto sceglie come counter pick per probabilmente comunque una sinergia con Rob piuttosto che per un counter a Bayonetta. Counter pick secondo me è sbagliato da parte di Sim. Il tetto più basso potrà giocare solo a Bayonetta. Il fatto che la piattaforma superiore possa far cominciare le combo in modo più rapido e far killare più velocemente, secondo me è un counter pick davvero sbagliato. Vedremo se si dimostrerà tale. Intanto arriva il down smash da parte di belle queste combo. Intanto arriva la back air di Bayonetta, up B, side B e parte di up air ancora. Però arriva la pair e
Gli poteva leggere la schivata. Simmax si è fatto prendere un po' dalla fretta. Sì, vediamo. Ne esce. Forse Smash di AI, forse non lo so, perché non ho idea di come si esca da quelle cose. Forse di AI. Ho fatto il coaching di Simmax, è stato proprio in questo. Ok, quindi parte intanto il Bat Within, che viene subito punito da una down tilt. Bat! Va praticamente in faccia. Se la porta con l'hit 1, con l'hit 2 invece smash. Lo spara in cielo. In cielo. Grattacielo. Vediamo intanto, ecco, la down throw up air che funziona ancora nonostante il appunto il rage effect di Simmax. Parte la... è rimasto sul bordo qua il Moro, ma credo che non avrebbe combato comunque. Forse troppa percentuale. E arriva l'up B che mette quindi fine alla prima stock di Simmax per questo match numero 2. Vediamo, arriva il trottolone, 51%, diventa 56. Ancora trottola, 65. Per ora sembra giocare bene il neutral, Rob. Vediamo, arrivano i proiettili. Ovviamente lui va a punire un 5% con un 7% di dash attack. Vediamo, ancora prova lo sgambetto, ma viene scudato da Bayonetta, che prova un witch time un po' così. Vediamo, 19-78. Riesce a fare un get up attack efficace qui Simmax. Vediamo, 41 che diventa 44. Attenzione, perché potrebbe entrare nella combo, ma c'è la schivata da parte di Simmax. Prova ancora la neutral air. Ancora neutral air che va sullo scudo qui Simmax, mentre Bayonetta prova ad approcciare con il fair. Torna indietro, qui i due si colpiscono. Bayonetta scuda benissimo qui il laser, ma non la trottola. 98%, attenzione. Qui ha rischiato di rientrare all'interno della combo. 82-98. Riesce ancora la B. Ancora la B. E se lo porta. Riesce a portarsela a casa. 0-2 tra Simmax e Del Moro. Max non sa cosa fare, è forse la prima volta che affronta una baionetta forte. Sta un po' in difficoltà. È riuscito a comportarsi meglio sicuramente rispetto al primo match per quanto riguarda la questione delle DI. Ma il Moro mi ha confessato che puoi fare anche qualunque DI, ma se Baionetta riesce a leggerle, può riuscire a combare continuamente. Non c'è comunque una vera e propria DI. Ora che ci penso, Logi non mi ha mai detto ok. Io... paura! No, e ora che ci penso non me l'ha mai detto, perché anzi lui voleva puntare su Emi. Dato che non ha potuto puntare su Emi, mi ha detto di no. Ok, Simmax passa a Mario. La possibilità di poter subire un reset gli può far testare anche questo personaggio contro Bayonetta. Difatti Rob, come detto prima, c'era lo svantaggio di avere un artbox assurda e di non avere un combo breaker. Sì, intanto arriva 4 a pair così e riesce a leggere benissimo le schivate dell'avversario. Bellissima 0, così 0,68 che diventa 75 e poi 80 grazie a F-Tilt e Neutral Air. Vediamo, approccia ancora il neutral air, però questa volta Bayonetta gli dice: ah, c'hai le combo belle, ce le ho pure io. E va 69-85. Parte il fair da parte di Simmax, ha a disposizione lo Splack 3000, vedremo come lo utilizzerà in questo matchup particolare. C'è la F-throw da parte di Bayonetta. Ottimo tech. Bello tech, sì. Qua punisce col dash attack, io avrei provato una back throw personalmente. Vediamo, 116%, bello questo nail frasfollato che però viene letto benissimo da parte di Bayonetta, che prova la sua combo con l'up air. Vediamo. Ah, prova l'up smash che non va. Addirittura quei jab qui poteva rischiare. Andata di Mario, lo salva. 104-138 a questo punto. Mario rischia sicuramente più. No, Bayonetta rischia sicuramente la kill più di Mario. E con questa backthrow lo confermiamo, ma poteva andare tranquillamente anche di up smash o comunque di back air. Vediamo, riesce a ritornare in arena qui Mario, bellissimo. Parte con neutral air, qui ha un po' di rage. E bellissimo questo back air da parte di Bayonetta a riprendersi la stock. Intanto Bat Within con il quale esce. E a chi prende prima il momentum in realtà. Eh sì. Vediamo, parte l'up tilt. Attenzione ancora. Mamma mia. Questo personaggio. Ottimo read da parte del Moro, che punisce l'air dodge con il down smash. E quindi c'è il reset secco, 3-0. Mi ricordo tanto il reset che stava per fare Mark Forever. L'ha fatto Mark Forever? Sì, ma si è
sappiamo tutti come è andata a finire purtroppo. Se mi fa questo strike adesso. Sì, è un'altra best of five. Quindi andiamo un attimino ad inquadrare i giocatori prima di quest'ultima partita. Banno Pilla, che ha bannato? Uno banna Battlefield? Smash Village? Ok. Io non ho capito qual era il primo banno. Noi stiamo aspettando. Decidere di ritornare su Rob. E va su Palutena Omega. Di rito rimanere. Sceglie Simmax, mi pare tra Town and City. No, tra Town and City, tra. Come si chiama? Tra Dreamland. Si torna su Omega. Eh sì, si torna su Omega. Vediamo se farà valere lo zoning oppure subirà ancora il gioco di combo di Bayonetta. Vediamo, perché la baionetta comunque di El Moro è veramente veramente felina, diciamo. Cioè riesce ad entrare veramente con una facilità enorme all'interno del gioco, appunto. Vediamo, 55 a 30, parte il back air, 67 a 30. Impeccabile questo! Sì. Meraviglioso qua El Moro, che quindi si porta in grandissimo vantaggio nei confronti dell'avversario. Vediamo, ancora combo. Qui probabilmente ci potrebbe essere, diciamo, l'upset psicofisico da parte di Simmax. Diciamo, questa cosa potrebbe turbarlo, tu pensi? Cosa? Allora, il fatto innanzitutto che abbia già perso il reset per 3-0. È una brutta sensazione, sicuramente. E il fatto che adesso gli sia stata praticamente rubata una stock e che sta per perdere la seconda, esattamente così, come è successo. El Moro 1, Simmax 0. Non sa niente cosa fare. Il fatto è che la cosa che sta andando... stanno a favorire El Moro, il fatto che Simmax non conosce per niente il matchup con Bayonetta, soprattutto in quelle stringhe di combo, perché sta prendendo di stock solo da quelle cose, assolutamente. È vero, è vero. È troppo più forte e assurdo, dice Mark Forever. Non è troppo più forte, Mart, è il matchup. El Moro è un ottimo giocatore, ma Sim non è troppo più scarso di lui. C'è anche molta più esperienza in torneo, a dir la verità. Esatto, Sim non sa come infatti, fare, come detto, punto, sì. detto Giulio. Comunque va sull'Ilat intanto, Rob. Là vicino a me. Lylat, al tetto alto, il tilting può andare bene forse per Robin in alcuni suoi momenti. Sì, in realtà Simmax piace giocare con Rob. Oddio, questo... qui viene riportato in arena dal Moro praticamente. Sì, avrebbe recuperato comunque sicuramente. Ah sì, sicuramente. Comunque 98 a 27, c'è ancora il Bat Within, subisce due volte il down tilt qui. 98 a 37, estrema difficoltà per Simmax nel muoversi contro Bayonetta, che oramai è diventata praticamente l'incubo di Napoli. Sì, nettamente. Che non si imparerà a giocare contro questo personaggio, Bayonetta prenderà il sopravvento non solo a Napoli ma un po' in generale. Prova l'up smash. Nella scena in generale sta succedendo questa stessa identica cosa. È Ftro che uccide in questa arena in particolare, che ha i bordi molto vicini comunque a... la piattaforma principale. Sì. Vediamo, 68, ancora da un throw, ancora a Bayer, 87% per Bayonetta. Il match sembrava già un po' più even all'inizio, ma poi diciamo il tornado El Moro ha cominciato a dare veramente tanto fastidio a Simmax. Vediamo, parte ancora da un throw, parte la Bayer e questa volta funziona, questa volta funziona. Cercato di uscirsene El Moro facendo di smash di high verso l'esterno delle hit di Rob, ma non è riuscito. Parte la tilt, 38% a 8%.
riesce a scudare il back air. Qui vediamo se Simax riuscirà a prendersi almeno un round in questa best of 5, o se addirittura riuscirà a vincere, perché comunque le possibilità che si riprenda ci sono. Vediamo. Ah, qui ha provato il down smash, ma viene immediatamente punito. Poteva dalla... venire con la presa. Il down smash sarebbe partito troppo lentamente. Eh sì, da una delle infinite combo di Bayonetta. Vediamo. 90% a 37. Parte ancora il calcione. A pair. Parte l'up B. Parte il side B. Parte l'up B. E parte quindi anche il secondo match per 2-0 con il Moro, che a questo punto ha a disposizione il match point di questa Jupiter League numero 3. Parte Simax nello spazio, vedremo se il Moro avrà la freddezza di concludere questa scalata assurda. Ricordo ancora una volta, dalla loser bracket al primo turno. Assurdo, assurdo. Bisogna solo ucciderlo. Io ora ho fame. Io pure. Però sei 7 e un quarto, non dovrei averci fame. Specialmente dopo quello che ho mangiato. Andiamoci a mangiare carbonara. Andiamo al ristorante. Ristorante Pasquino, piazza Pasquino 1. Vicino piazza Navona. Ristorante Piscedda. No, Pasquino. Ah, sì, è a piazza Pasquino, quindi ah, okay. Comunque vediamo da Kant di nuovo. Anche lui sei prima ha cercato questo counter pick da tempo più alto, ma lì aveva la possibilità di camperare. Qui arriva Witch Time, ragazzi. Se avesse killato così sarebbe stato veramente lo scempio di questo torneo. Assolutamente incredibile. Comunque 72% che diventa 72. Prova la pair. Incredibile. E il Moro sta andando alla grandissima e parte per togliere ancora un'altra stock a Rob, che è a questa disposizione, cioè che a questo punto ha solamente una stock a disposizione. Ragazzi, per forse l'ultimo stock del torneo, stiamo attenti. Vediamo, 5% per Rob, diventa 17, parte la pair di nuovo. A questo punto il Moro forse sta anche abbassando un po' la guardia, perché quella sta usando parecchie mosse che non gli ho visto usare in precedenza. Parte la throw, a pair, a B, side B, a B che non va. Ha provato, ottima idea da parte di Simax fortunatamente per lui. Eh no, attenzione, ancora back air. A questo punto diciamo che la Jupiter League 3 sembra quasi già scritta, insomma. Beh, la percentuale è abbastanza alta, ovviamente è solo al 62%. Simax, abbiamo visto che è difficilmente riuscito a uscire da quelle combo. Vedremo, vedremo. Eh sì, parte intanto la throw da parte del Moro, che può finirla con un down air, che però non connette. Prova il back air, che però viene respinto dal neutral air da parte di Simax. Vediamo, 98 a 89. Attenzione, col neutral air colpisce comunque Bayonetta, 104. Vediamo se prova la throw, la prova, ma non va ancora, perché Bayonetta ha ancora una percentuale troppo bassa per essere uccisa. Vediamo, 104 a 117, parte il dash attack da parte di Rob, 124% per Bayonetta, ma 104 anche per Rob, che a questo punto rischia una kill addirittura fra circa un 10-20 punti percentuali di neutral air. No, sì, di back air. Comunque arriva la back throw e non riesce comunque ad uccidere Bayonetta, incredibile. Assurdo. Arriva la B, prova a punire col down smash, non va. Attenzione, c'è il cano! Oh, il cane! Ah, vaffanculo! E arriva up smash! Non ci sta, ragazzi! Non ci sta! Ha visto quel cano, ha detto no! Adesso abbandono il mio per strada! No, non è vero, non abbandonate i cani, ragazzi! Comunque... non abbandonate i cani! Allora, 127 a 1 e soprattutto non abbandonate i Nintendogs! Nintendogs... Io il mio l'ho abbandonato da 5 anni. Sta rischiando tantissimo in questa fase di giocare. Ciao Kira. E ci hai fatto perdere il finale, Kira. Mamma mia, fai schifo. Comunque, quindi la vittoria di questa Jupiter League va quindi molto incredibilmente, fascinosamente e meritatamente bambinamente a El Moro from Marche. El Moro, il favorito per... Ciao Kiro. Il favorito di Loci. Riuscito a fare una scalata fantastica, a resettare per 3-0. 6-0 nei confronti di Simax. E quindi adesso possiamo anche chiudere la bracket, perché vediamo questo 3-0 di El Moro su Simax, che va a chiudere quindi il torneo. Complimenti al Moro, che se ne torna a casa con un 2DS con Pokémon rosso. Che bello. Simax se ne torna a casa invece con una copia di Twilight Princess HD.
che pure non è male. E invece Ryusei se ne va a casa con Pokémon Super Mystery Dungeon. A calcio in culo. Super Pokémon Mystery Dungeon. Super Pokémon in calcio. Super, va bene. Super Pokémon. D'accordo, io non mi ricordo. Allora, io prima di chiudere la bracket vorrei controllare se Dottor Purga ha fatto 2-1 o 2-0 contro di te. 2-1. 2-1. Correggi, sì. Infatti, perché era una cosa che mi ricordavo, ho detto, ma io sono sicuro che mi sa che non è andata proprio così. No, no, 2-1. 2-1. Dicevi? Cambiatela, fatevi vedere. Ah, è vero, facciamoci vedere. Ecco qui Simmax che comunque se ne torna a casa con Twilight Princess HD, che ha detto... Veramente! Che ha detto... Hanno i premi belli, sti romani! Che ha detto, appena finito me lo presterà. E qual è il primo premio invece? Il primo premio... 2DS. Un Pokémon DS con Pokémon. Chris, questo è per te! Chris, questo è per te! Aspetta, lo prendo dalla tasca. Oh! Va bene, quindi io direi di finirla qui. Perché comunque è andata, è andata tutto benissimo. Complimenti del Moro che quindi dalle Marche toglie il titolo di togliere il titolo ai Lazia, a Roma, ai napoletani. Cristo, napoletani. Lo dipingo di viola. I napoletani non ce l'hanno fatta. Ce l'ho pure io, gli stacco la testa. Lo dobbiamo fare. Amiibo, buone match. Raga, questo è fatto troppo bene, per favore. Cioè, è... ma vogliamo chiudere. Amiibo di Rocco, come perché è vinto, amico. Ma non l'ho vinto, quindi. Grazie. Quindi passiamo ai saluti. Direi di passare ai saluti, anche perché comunque se sono fatte 19. Il Moro sta un attimo facendo roba. Raga, per favore. Complimenti per questo Didi, fammi fare i saluti. Okay. Andrea. Fallo. Grazie. OTG5EMI. Va bene, finita questa cosa orribile perché abbiamo anche un proiettore, quindi vabbè. Abbiamo interagito con le lasciamo perdere, diciamo che questa Jupiter 3 è Jupiter League 3 è finita. Io vi rimando al prossimo appuntamento con i cari i vecchi. Se, anzi, parlane te, perché ne sei sicuramente. Se volete ci vediamo alla Taverna del Gargoyle venerdì di questa settimana, venerdì santo. Per la Partenopian, bensì per la sesta Terrons League, Natale con i tuoi, Pasqua con i Terror, non mi ricordo come si chiama. Insomma, festeggiate Pasqua. Natale con le Jones, Natale con Pasqua le Jones, con i Terrons. Me lo ricordo io, non te lo ricordi te. Oh, ma il nome non l'ho fatto io. Veniteci a trovare alla Taverna del Gargoyle dalle 11 se volete a Napoli. D'accordo. Per invece i prossimi appuntamenti a Roma, vi rimango. Allora, per gli appuntamenti a Roma vi posso dire che ogni venerdì ci troverete qui, tranne il venerdì prima dei tornei, ci troverete tranquillamente qui appunto al Circolo Icon per i nostri tornei weekly, a cui può partecipare chiunque, tutto gratis, non si vince niente, lo facciamo solo per allenamento, che non è un torneo vero e proprio, noi ci alleniamo e poniamo i nostri allenamenti sotto forma di torneo per appunto abituarci alla pressione da torneo. Una cosa che stiamo facendo anche noi a Napoli, ogni martedì e giovedì in modo alternato. Grazie a Yendesu per il bel commentary, comunque ciao anche a te. Dicevo, per i weekly sicuramente, poi ci ritroveremo sicuramente il 10 aprile alla Jupiter League 4, che non si sa. Non si sa, effettivamente non si sa. Location che è live. E poi soprattutto rinnoviamo l'invito a fine mese 22 e 23. 23 e 24, mannaggia te. Ma perché io parto il 22? Io pure parto. Chi vuole partire con me il 22, comunque il torneo è il 23 e il 24, ecco. Aprile, nazionale Icarus 2 ad Anzola d'Emilia, provincia di Bologna. Che ci sta aiutando anche un pochino, caro, e beh, qua pure te, ancora da fuori, eccolo qua, una delle realtà che ha reso possibile sia la Jupiter League, che comunque sta rendendo possibile anche la realizzazione dell'Icarus, l'Icarus 2, che è Nintendon, rappresentata qui oggi dal nostro caro Skalkid? Sì, Giulio Vitali, Skalkid, come vuoi, insomma. Cosa da dire su questo torneo? Come ti è sembrato comunque? Nonostante l'assenza di Forti Big, livello comunque elevatissimo, sono un sacco contento che siano uno dei match veramente interessanti. Bene. Comunque appunto ringraziamo Nintendon comunque per la parte, diciamo, burocratica dei premi e tutto il resto, che comunque ha reso possibile l'organizzazione di tutto questo a livello legale e in generale
la rete, è bello, qua, perché è bello, 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 e poi bello, ci ha dato bello, e poi guardate che simbolo, cioè ragazzi, Nintendon, scusate, ci ha dato, perché sei brutto, quindi continuiamo. Poi vabbè, ovviamente vorrei ringraziare sicuramente le realtà che si sono messe in gioco per l'organizzazione, come Jupiter Smash, che ha fornito non solo ovviamente tutta l'organizzazione, tutto il chiamare match, tutto l'organizzazione, scritte cose eccetera eccetera, che è questa perché Jupiter vado Smash sempre all'altra parte col dito qua, Smash, che oltre ai Wii U, che oltre ai Wii U oltre ai Wii U ha dato appunto l'apporto su chiamiamo persone, facciamo gente, facciamo il casting eccetera eccetera. Poi abbiamo perché vado sempre di là, l'Icon, che appunto è la fantastica location che potrete trovare a via Sgurgola 7, fermata metro Colli Albani, metro A Colli Albani a Roma, che non è solamente un posto dove facciamo tornei, ma è anche una sala LAN, dove appunto ci sono, nella dove sala LAN ci sta, ci mangia, si beve, si gioca da tavolo, gioca all'Xbox, chitarrino eccetera eccetera. Questo è Jack, Asi, Coni e tutto il resto. E poi Jack, dobbiamo ringraziare anche Italian Gaming Championship per averci fornito le postazioni grazie al quale siamo riusciti a giocare, le 8 postazioni grazie al quale siamo riusciti a appunto giocare questo torneo, questo fantastico torneo Jupiter League 3, che comunque nonostante l'assenza di Matteo Danzi ci ha offerto è un grandissimo molto più spettacolo. Bello, perché esattamente, il torneo è stato rimanete più a casa Danzi, basta, studia Mart Forever, Smash, tocchi femmina, la fa rubare, capito? Vivi la vita, Smash è un gioco brutto, no, mi stanno sopprimendo. C'è Bayonetta, vi prego, toglietelo, per favore. Ma volete vedere che arriva un'altra patch con Bayonetta, secondo me? Non credo. Beh ragazzi, direi di chiudere? Vabbè, io direi di chiudere perché tanto abbiamo fatto tutti i saluti. Ah, vabbè, ovviamente io ringrazierei anche Smash Bros Italia, perché sì. Certo. Perché è giusto. Ecco, facciamo un po' di spam a Smash Bros Italia. Smash Bros Italia sfide online, il gruppo su Facebook dove troverete più di quasi 1900, quindi aiutateci, quasi 1900 persone pronte a giocare sia Smash su Wii U che a Smash su 3DS, e poi ovviamente un like alle pagine Nintendo, Icon, Jupiter, Smash Bros Italia, Smash Hell Italia. Iscrivetevi a Smash Italia Hell per la parte più memosa invece del videogioco, e grazie a Amy che mi ha regalato Rob. Rob è bellissimo, mi ha detto scegli tra questi qua, io ho scelto subito Rob perché è fatto meravigliosamente. Lo so, pure che andiamo a giocare a Pokken. Andiamo. C'è Pokken? Andiamo a giocare a Pokken. Ma schifo. Ciao ragazzi, ci vediamo alla Terrence League numero 6 e a Licarus 2. Ciao, waio. E guardate twitch.tv/pingu16 per quello dico io. Così. Perché faccio streaming dei giochi. Ogni giorno di saggio quotidiano. Giusto. Salutiamo pure Dina che ha preso questa amiibo qua, Diddy Kong. Lo brucio! Ma no, dammi a me, scusa! Mi stanno i mani con Diddy Kong! Ciao ragazzi! Oppure è una carolo di viola.